presidente della società Canaletto Seppor, nata nel 1960 e che festeggia quest'anno i 50 anni di attività ininterrotta. Chi sono i soci fondatori? I soci fondatori del 1960 sono Enrico Spagna, Don Bruno, che era a quel tempo il parroco della mitica chiesetta del Canaletto, come la denominavamo noi, Attilio Frola, che poi è anche il primo presidente, Vittorio Braguzzi e Ugo Questa. Queste sono le persone che hanno fondato questa per noi gloriosa società. Allora, Attilio Frola, il suo primo presidente, è quel famoso quella famosa persona che aveva la riparazione delle biciclette al Canaletto. Esatto, era proprio quella persona che già a quei tempi, io me lo ricordo che era un ragazzino di 16 anni e era già per me una persona anziana, perché aveva già una certa età in quei lontani anni. Ma il Canaletto Seppor nasce dalla società Unione Sportiva Canaletto, che praticava il ciclismo? Sì, è stata una susseguente formazione sportiva, in quanto i primi tempi seguiva sia l'atletica sia il ciclismo, che era poi soprattutto l'amore del nostro primo presidente. E poi ci siamo buttati nel calcio, perché in questa mitica chiesetta si presentavano sempre tantissimi ragazzini che sapevano giocare al calcio e a cui piaceva il calcio. Hai conosciuto Montegrifo? Eh sì, l'ho conosciuto per tantissimi anni. È stata una persona squisita nella sua, nella sua serietà sicuramente, ma anche era un pochettino uno dei nostri simboli, col quale si scherzava, si lavorava, si giocava. Veramente una persona meravigliosa. Ed un altro simbolo sarà stato Edoardo Stretti. Esatto, un altro Edoardo Stretti, che ha sempre seguito il Canaletto da grande sportivo, quale è sempre stato. Che attività avete fatto durante questo periodo, durante questi 50 anni? Abbiamo soprattutto svolto il nostro lavoro nell'apprendimento del calcio, specialmente dei giovani giocatori. Cioè, noi abbiamo sempre rispettato tutti i giovani. Poi ci siamo spostati anche su una prima categoria, su una promozione, che è sempre una cosa importante, ma sempre per portarci i nostri ragazzi che nascono da noi, e vorremmo tenerli sempre, anche che sarebbe impossibile. E che titoli e soddisfazioni avete avuto durante questo periodo? Abbiamo vinto campionati juniores, giovanissimi regionali, juniores regionali, campionati di seconda, prima categoria, però soprattutto nel settore giovanile, che abbiamo avuto la nostra grande, il nostro grande exploit, in quanto è la società ligure che ha vinto più titoli, dilettantistica logicamente, più titoli nella Liguria. Come dirigente, a che età sei entrato nel Canaletto? Io sono entrato dirigente nel Canaletto a circa 18 anni, quando militavo nella squadra juniores del Canaletto stesso. E quando sei diventato presidente? Ho fatto per circa 10 anni il presidente del settore giovanile della scuola calcio, poi nel 99 sono diventato presidente della società, diciamo. Dove svolge la sua attività il Canaletto Seppor? Svolge la sua attività logicamente da dove siamo nati, diciamo, cioè nell'oratorio salesiano del Canaletto, che ora non è più nella vecchia chiesetta ma si è spostata più a est, e nella struttura sportiva Store Tanca, in cui abbiamo un campo in sintetico a 11 e un campo a 6, sempre in sintetico. Come giudichi lo sport nell'ambito dei valori e nell'ambito dell'ambiente? Per me lo sport, devo dire la verità, è tutto, perché in ogni momento io vedo sport, vedo calcio, vedo ciclismo, vedo pugilato, qualsiasi sport. Certo, quando è dilettantismo puro, secondo me è molto più bello, perché a questi ragazzi non insegniamo soltanto a giocare a calcio, ma insegniamo a essere umili, a comportarsi nella vita in un certo modo, tutte cose che attualmente penso soltanto una squadra di calcio come la nostra, organizzata, possa offrire. Cosa pensi del Museo dello Sport? Questa è stata una sorpresa anche per me, e devo dire una sorpresa veramente molto molto positiva, perché questa è una città che non ha tantissime cose e un Museo dello Sport secondo me era veramente indispensabile, anche per conoscere quello che questa città ha dato allo sport. Ma secondo me non